Ciao bambini, oggi ci rivediamo di nuovo per un'altra piccola storia di Gesù, anzi in realtà due. Sapete, quando Gesù era in giro con tutti i suoi amici, raccontava tante tante storie e le persone non solo lo ascoltavano, ma gli facevano tante domande e gli chiedevano: ma com'è il regno dei cieli? Era una domanda che gli facevano spesso. E allora Gesù racconta due piccole storielle. Dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo scava, scava e trova un forziere pieno di cose preziose. Ecco, il regno dei cieli è simile a quello. Quell'uomo chiude il suo tesoro, lo nasconde di nuovo. Va con tutti i soldini che ha, compra quel campo e ottiene per sé il più grande tesoro. Ma il regno dei cieli è simile anche ad una perla preziosissima che viene trovata dentro una bellissima conchiglia. Chi la trova va, vende tutto quello che ha e utilizza i suoi averi per acquistare quella perla preziosa. Il regno di Dio è come la nostra perla, una cosa rara, preziosa, ma che ci può cambiare la vita. Bambini, fra un po' vi darò alcune indicazioni per poter preparare voi stessi a casa queste due cose preziose che ci ricordano quanto Dio ha preparato per noi un posto meraviglioso. Al prossimo racconto. Ciao bambini, a presto. Ciao bambini, allora, per preparare il nostro scrigno prezioso, come quello che vi abbiamo raccontato nella storia, vi faccio vedere cosa possiamo fare. Molto semplicemente ci occorre un contenitore delle uova, dei pezzettini di carta colorata, della colla e del glitter. Io sono riuscita a dipingere il cartone delle uova di marrone, ma si può lasciare trasparente, ci si possono mettere delle formine disegnate sopra, tipo queste, oppure tanti cuoricini che potete far voi, o molto semplicemente, se avete della carta da pacco, si può incollare della carta da pacco sopra il cartone. Prendiamo poi due striscioline di carta, se ce le avete gialle va bene, altrimenti le colorate voi di giallo con il pennarello, con le matite, con i colori a cera. E dopo aver sistemato un po' di colla, andiamo a preparare il nostro scrigno, il nostro forziere. Mettiamo la colla anche qui. Vedete, adesso che assomiglia un po' di più ad un forziere, dobbiamo riempirlo di gioielli. Quindi andremo all'interno dove abbiamo messo la scritta che abbiamo letto nella storia: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. E un po' di glitter, cominciamo a riempire il nostro scrigno di cose preziose. Possono essere oro, argento, pietre preziose. Possiamo usare anche qualche altra cosa. Se voi non avete brillantini o oggetti simili, ops, sistemiamo. Possiamo metterci semplicemente i braccialetti delle femminucce, chiedere alle mamme qualche piccolo gioiellino da poter mettere qui dentro per riuscire a fare il nostro portagioie, porta cose preziose. Il contadino aveva trovato un tesoro preziosissimo.
Ecco qui. Una volta asciutto, lo dobbiamo lasciare asciugare, una volta asciutto lo riempiremo di gioielli. Allora bambini, ecco la nostra conchiglia che contiene la nostra perla preziosa. Per poter realizzare questo vi occorre una matita, della colla, dei colori, un paio di forbici, alcuni fogli, bastano due, e la scritta che si può stampare o scrivere a mano con la nostra piccola storia. Se ce l'avete, anche un cartoncino, altrimenti non fa nulla. Prima cosa, disegniamo su metà foglio la nostra conchiglia. Poi andiamo alla finestra e nel vetro la ricopiamo dalla parte opposta, solo ed esclusivamente il bordo esterno. Ecco, da questa parte metteremo i raggi che illumineranno la nostra perla. Dopodiché ritaglieremo il nostro lavoro, come in questo modo, e potremo iniziare a colorare. Se vogliamo, ne possiamo fare due. Una volta che questo modello è colorato, se abbiamo il cartoncino, possiamo ricalcarlo sul cartoncino e poi possiamo ritagliarlo. Incolleremo la parte del modello colorata sul cartoncino e piegheremo il cartoncino nella nostra metà. Io ho trovato una perla da poter mettere qui, ma quello che per noi va bene ed è sufficiente è del cotone, molto semplicemente, che noi andremo a mettere qui al posto della nostra perla. Guardate, posso metterlo anche qua, in questa maniera. E questo sarà il nostro lavoro terminato. Buon lavoro, bambini! Fatemi vedere cosa riuscite a fare.